Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, come avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli ha parlato dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa intravedere la realtà dell'eternità che ci attende. Il cristiano crede che con la morte non finisca tutto, ma i nostri occhi si apriranno all'eternità di Dio. Ci incuriosisce sapere cosa succederà dopo, come saremo, dove saremo, le nostre relazioni come saranno. Il caso emblematico sottoposto a Gesù di questa donna che ha avuto sette mariti dà l'opportunità a Gesù di chiarire che nell'aldilà i rapporti personali vivranno una radicale trasformazione. Dice infatti Gesù: quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Penso che nell'aldilà la corporeità che ci caratterizza la ritroveremo però trasfigurata, e quindi si vivrà nella comunione piena con Dio, i santi e le persone che abbiamo conosciuto e anche non conosciuto. Che bella questa speranza! In cielo ci ritroveremo tutti e sarà una gioia grande, immensa, eterna. Non ci saranno più lacrime, sofferenze, malattia, morte, come ci racconta l'Apocalisse. Personalmente vivo l'attesa di vedere per la prima volta mio padre, che è morto quando avevo solo 3 mesi, non conobbi. Coltiviamo questa speranza per le realtà future che ci attendono. Essa dà senso a tante nostre croci e le fatiche terrene, al celibato per il regno dei cieli. Nella prima lettura incontriamo due preghiere disperate, Tobi per la sua cecità e Sara per la maledizione che grava su di lei, che le ha già portato via il settimo marito. Queste due preghiere hanno caratteristiche comuni: la sincerità, la schiettezza, l'umiltà, l'abbandono a Dio. Dio, di fronte al cuore buono e fedele, si commuove e interviene, manda Raffaele, che significa medicina di Dio, il suo arcangelo, che vede e provvede. La preghiera è potente. Non perdere la speranza. Credi, prega. Dio vede e provvede.